Bentornati, bentornati a chi mi segue, benvenuto e benvenuta o benvenuti a chiunque si sia iscritto al canale ultimamente. E non mi sono arrivate le modelle, quindi non ve lo posso fare il sexy camper wash come vi avevo anticipato nello shorts di questa settimana. Vi dovete accontentare di questo orso peloso. E niente, questo video lo faccio perché mi è stato chiesto da tantissimi utenti curiosi, camperisti e non camperisti, in particolare da un amico, Giampiero, un collega, che mi dice sempre, ma me lo dici come si lava un camper, me lo dici come si lava un camper, e io gli ho risposto, ti faccio un bel video, così te lo spiego nel video. Niente, lavare il camper, dai ragazzi, è semplice, secchio, spugna, sapone biodegradabile, e cosa importante, si segue lo stesso schema che si segue per una macchina, si parte dall'alto, verso il basso, chiudiamo bene tutte le finestre, finestrini e finestroni vari. Per quanto riguarda il tetto, io, munito di una scala e di una scopa, lo insapono con la scopa, così evito di camminarci sopra e di fare danni, perché lo sapete, sui tetti dei camper meno ci si cammina e meglio è, solo per lo stretto indispensabile. Lo posizioniamo sui cunei, così l'acqua va verso dietro, scola meglio, non si accumula e non c'è il rischio infiltrazioni, e evitiamo con la pompa, con la manichetta dell'acqua, di andare a schizzare in direzione delle aperture, degli oblò, delle guarnizioni e compagnia bella, così evitiamo che l'acqua possa entrare all'interno. Ora vi porto fuori, senza pelosi questo video, perché sennò me se fanno come uno straccio bagnato, e vi faccio vedere fase dopo fase quello che facciamo. A tra poco. Iniziamo. Prima di tutto bagniamo, sciacquiamo il grosso, facciamo andare via la sabbia, lo sporco che c'è, eccola. Dopodiché scopa e si insapona, e così per tutto il tetto e chiaramente pure qui il frontale. Semplice, no? Allora, la parte frontale chiaramente è un po' più semplice, carrozzeria come la va la macchina, né più né meno. Diciamo, è complicato il tetto perché è molto molto alto, e poi vi farò vedere un attimino anche le fiancate come si fanno. A dopo. Allora, la parte laterale chiaramente è semplice perché saliamo alla parte bassa, per la parte alta che dobbiamo ricorrere alla scaletta come sempre. Vi faccio vedere alla fine come è venuto tutto. Ciao! Ettore, cosa cerchi lì sotto? Ecco qui, abbiamo finito, bello lucido, che robetta, l'ho rimesso anche a posto, tirato un po' dietro, scaricato dai cunei, ho controllato anche le utenze a gas, visto che c'ero, che controllino settimanale, accensione della stufa, il boiler, queste cosette così, è sempre meglio farle anche quando non usciamo. Ho riaperto un po' i finestroni, gli oblò su, e niente, è andata pure per questa settimana, vi ho fatto vedere come si lava, è semplicissimo. Invito chi non l'avesse ancora fatto chiaramente di nuovo ad iscriversi al canale, così non vi perdete nulla. Io adesso recupero Ettore, che non so dove è scappato, dove è andato. Vi saluto e vi do appuntamento alla settimana prossima, sempre alle 20, sempre di lunedì, sempre sul Dino Campo. Ciao!